Chi installa una beta di iOS sul proprio iPhone sa benissimo a cosa può andare incontro, in quanto le versioni beta sono destinate agli sviluppatori a scopo di test ed è altamente probabile che contengano bug ed errori che verranno man mano risolti con i vari aggiornamenti fino al rilascio della release ufficiale di iOS. Ad ogni modo, se hai comunque installato iOS Beta sul tuo dispositivo e adesso vuoi tornare a iOS 15, puoi farlo senza problemi, ma la procedura di downgrade rimuoverà tutti i dati e le impostazioni dal tuo iPhone, per cui è necessario che tu abbia un backup recente di iOS 15 qualora volessi recuperarli. Ecco come procedere. Per prima cosa, dovrai avviare l'iPhone in modalità di recupero. Collega iPhone a un Mac o a un PC con iTunes attivo usando il cavo Lightning. Premi e rilascia velocemente il tasto volume su, volume giù, quindi mantieni premuto il tasto laterale fino a quando non visualizzi la schermata della modalità di recupero. Se iPhone è entrato correttamente in modalità di recupero, su iTunes se usi un PC Windows, o su Finder se usi un Mac, dovresti ricevere il messaggio che l'iPhone deve essere ripristinato. A questo punto seleziona la voce Ripristina e segui le istruzioni a schermo. Sarà avviato il download dell'immagine di iOS 15 e il tuo iPhone sarà ripristinato. Al termine del ripristino non resta che recuperare il backup di iPhone con iOS 15 scegliendo la relativa opzione.